Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è noia. Allora, ve li ricordate gli 80 euro di Renzi? 80 euro al mese? Per i redditi sotto i 26.000 euro all'anno, il bonus di 80 euro? Bene, 1,5 milioni di italiani circa lo dovrà restituire. Perché accade questo? Perché mese a mese con gli 80 euro ha passato i 26.000 euro lordi del stipendio, gli hanno fatto cumulo sul lordo e adesso non ne hanno più diritto. Avete capito dove sta l'inculata? È fantastico, voglio sentirvi su questo. Bonus di 80 euro, 1,5 milioni di italiani lo devono restituire. Via, apriamo le linee. Quale bonus? Il bonus di 80 euro. Di chi? Di Renzi? Sì. Non lo prendo io. Sì, questo a me non me ne frega un cazzo, io non è che sono il commercialista suo, però 1,5 milioni di italiani che l'ha preso lo dovrà restituire. Che cosa vuole sapere? Che lo Stato, tutto lo Stato è una merda, vuole sapere questo? Non lo so, questa è l'opinione sua, secondo lei lo Stato italiano è una merda. Sì, benissimo, perché? Lo può scrivere. Perché? Perché? Perché non funziona niente. Sì, perché non funziona? Perché ci fregano. Sì, lei le paga le tasse? Certo che le pago. Tutte quante? E tutte le persone che conosce lei pagano le tasse? Non lo so, no. Ci saranno anche quelle che non le pagano. Ecco, allora sa chi è la colpa? Sai di chi è la colpa? Del figlio di puttana che conosce lei, il suo amico figlio di puttana che non paga le tasse, eh? È lui lo stronzo de merda che non fa funzionare questo Stato. Uh-huh. Perché se lui pagava le tasse, lo Stato funzionava. Allora non se la vado a prendere con lo Stato, perché lo Stato siamo noi. Quindi la colpa è pure dell'amico suo stronzo cornuto. No, lo Stato non sono politici. Dei cittadini. No, i politici li prendono dai cittadini, i politici non vengono da un altro pianeta, se lo metta bene nella testa. I politici li eleggono i cittadini, i politici sono italiani come lei. Se ne rende conto adesso, se sente una merda? Allora chi è adesso la merda, lo Stato o lei? No, io non mi sento una merda. Lei non si sente una merda? No, assolutamente. Lei conosce persone che evadono le tasse, che lavorano in nero e non si sente una merda? No, io perché io sono onesta, la mia mano scivola. Sì, sui sì, lei fa le pippe nei centri massaggi cinesi, dico, ma... Se mi capita e denuncio, guardi che io ho la madre che è nella carovana antimafia, sì. E lotta per queste cose. Che cazzo me ne frega a me? Cosa deve fare, una serie televisiva? Io purtroppo amici che evadono non ne ho, io ho una cerchia di persone tutte oneste. Sì, ha appena detto il contrario, ha detto che conosce persone che lavorano in nero e che vanno al fisco. Persone non nella mia... Sì. Che fanno parte della mia... Ah, cerchia. Lei è il gota, certo, lei è la casta delle persone oneste. Io so, lo può dire forte, lo può scrivere. Certo, sì, dove me lo scrivo? Sui coglioni me lo scrivo. Se un giornalista prende un foglio di carta e, sì. E lo scrive con i suoi coglioni, sì. Esattamente. E invece pulisca il culo, dai, va bene, abbiamo capito, dai. È sempre colpa degli altri, non è mai colpa nostra. Va bene, grazie per il contributo, grazie. Un altro, chi c'è? Ma non capisco niente. Sì, bene, questo è proprio un buon inizio di conversazione. No, non capisco niente. Sì, lei non capisce in cazzo, ma questo si era evinto dal tono della sua voce. Ho da fare, mi dispiace. Che cazzo deve fare? Sarà lì che se decompone, sarà coperta da insetti e tafani che lentamente divorano la sua carogna. Lei è il paradiso del saprofago. Non capisco niente. Ma va, lei come fa a fare la spesa, scusi? Mi dispiace, non capisco niente. E allora se non capisce niente, che cazzo ha chiamato a farsi? Stia lì a farsi dall'estrema unzione invece di rompere i coglioni a chi lavora, via, un altro. Scusi, ma lei il mio numero chi gliel'ha dato, numero uno? Prendo questo per fare questo tipo di sondaggio. Poi lei si deve prima identificare e farmi capire. Ma che cazzo è lei, carabiniere? Cos'è, un blocco domanda della stradale? Che devo fare pure l'alcol test? Devo soffiare pure dentro il palloncino? Che cazzo sta di? Ma vaffanculo, te l'ha detto me, nessuno, te lo dico io. Me l'hanno detto in molti, ma mi rimbalza proprio sugli coglioni. Guardi, mi rimbalza sulla palla destra, mi rimbalza sulla palla sinistra. Gli arriva un vaffanculo stereo a lei, dove cazzo sta? Vuole pure il vaffanculo su buffer? Gli faccio tutto il Dolby Surround, le vaffanculo. E lei è intenzione di sposarsi, si sfoghi con sua madre e con la sua famiglia, non certo con me, perché altrimenti io chiamo la polizia e lo denuncio. E che fa? Il commissario Rex chiama, viene qua, gli do il ciappi. Che cazzo sta di? Non è un problema mio. Mi denuncia per che cosa? Perché mi ha mandato a fanculo. Si sta permettendo di disturbarmi a casa mia. Sì. E allora? E quindi mi sta pure importunando, mi sta pure prendendo. Ma che importunare? Ma chi se l'ancula? Sarà un cesso ricoperto delle dame. Ma chi se l'ancula? Mi fa parlare con qualcuno? Un suo superiore? Io un suo superiore? Ma che siete tutti dell'esercito là? Certo, se lei mi sta chiamando sì a casa. Va bene, adesso le passo Hannibal Smith. Un attimo che scende dal furgone. Cioè, Mr. Ma come si permette, mi scusi? Ma come si permette lei? Come si permette lei a chiamarmi? Ripeto, mi sta imporre lei che sta chiamando me. No, lei ha chiamato me, questa è una radio. Ignorante bestia capra. Stiamo parlando degli 80 euro di Renzi. Che cazzo vuole da me lei? Il mio superiore. Questa è la radio, ma stiamo scherzando? No, non stiamo scherzando, è lei che non ha capito un cazzo perché è una persona disorientata dal destino. Lei è come un rabbomante in un deserto di ignoranza. Ma assolutamente. Assolutamente cosa? Assolutamente non è una risposta, assolutamente può essere assolutamente sì o assolutamente no, ma assolutamente da solo, non vuol dire un cazzo. È come se io dico deficiente del cazzo, via, dai, cambia, dammene un altro, via. Un altro, chi c'è? Ma che cavolo sta dicendo, Ciella? Come si permette? Maleducato e stronzo. Ma come si permette di che? Chi gli ha detto niente? Pronto? Vada a fare in culo.
faccia, si faccia questi scherzi con le persone che lei pensa che sono alla sua altezza. Ma non è uno scherzo, è una notizia vera, è una notizia vera. Bonus 80 euro, devono restituirlo in 1,4 milioni di italiani. È una notizia, lei sa che esistono i giornali quotidiani, lo sa? Ha mai letto un quotidiano lei? Allora, mi ripeta cosa ha detto, per favore, perché sto chiamando i carabinieri per fare mettere il mio telefono sotto controllo. Sì, e secondo lei il carabiniere viene e mette il telefono sotto controllo? Secondo lei come fa? Dica, cosa fa? Mette una macchinetta con scritto sotto controllo, una targhettina, tipo quella del prezzo servito. In breve, lei non che sa cosa un vuole? Cazzo. Che lei non sa dicendo? Un cazzo, non sa un cazzo di niente, lei non sa niente, niente. Chi è lei e come se si permette di telefonare e di dirmi brutta porcona? Io non l'ho detto brutta porcona, se vuole glielo dico ora, se la eccita, se vuole sgrillettarsi glielo dico. Allora signore, si faccia i cazzi suoi. Ma questi sono i cazzi miei, questa è la radio mia. Ma ti pare che una vecchia mi chiama vuol farsi di porcona da me? Ma che sono diventato un 899, una linea erotica?